portando un po' di fortuna prima dell'inizio di questo match. Allora si parte, divertiamoci, inizia la prima semifinale di Bruno Coelho, lancio per Pedro Cari, deve uscire addirittura di testa il portiere della Russia Zamtaraz, fermo lui, va sul sinistro, vediamo cosa inventa, tira, ma non trova la porta. Il Portogallo deve fare attenzione sull'azione precedente, l'1-2. Male lo scambio, attenzione alla Russia, ci scalava per lo scambio, Robinho per Ederlima, porta vuota, la semifinale si sblocca, la sblocca lui, Ederlima, 1-0. La sblocca Bruno Coelho, largo. Portogallo bene in questo europeo su... Lo sta Robinho, ma vada solo, Robinho! Una delizia, ma colpisce il palo. Giocata meravigliosa, ma permettimi di dire la partita... Sa che lì c'è un compagno ed è Liskov, destro che parte, parata di Andre Sousa che come detto Robinho, vediamo se si accende definitivamente, Ricardinho punta la porta, sinistro fortissimo, ma para Zamtaraz. E guardate come gira Ricardinho, come... Davidov e ci scala col sinistro, quasi con il petto Andre Sousa. Oh, con più voglia, con più fame, Ederlima che mette troppo, Robinho, Andre Sousa. Un po' lo specchio del Portogallo, ecco qui Ricardinho. Eccolo Ricardinho che si accende, un magico, prova addirittura con il destro, chiusura di Romulo. In questo momento Fabio Cecilia, una gran palla per Pedro Cari, finalmente l'attacco alla profondità, così si fa ma non trova la porta. Non c'era per Tiago Brito, vediamo se Denzel si sta il Portogallo, Pedro Cari si era mosso bene sul secondo palo, Tiago Brito ha colpito in pieno però il portiere della Russia Zan, passa Ricardinho, fa un magico, suolata, ancora Ricardinho, si intestardisce, se la riprende, poi calcia, Zamtaraz gli nega la gioia del gol. Dovranno trovare sbocco da altri giocatori. Andre Coelho, buona sponda da parte di Tugna, forse c'è un fallo o forse no, Andre Coelho, Zamtaraz ad impostare, lancio profondo per Ederlima che fa in rovesciata ma la colpisce malissimo. La colpisce con la parte alta della punta del palo. Uno contro uno con Ricardinho, ci scala, si accende e poi Andre Sousa gli contiene il tiro. Robinho Tugna è un mismatch. Ricardinho, rincorsa lunga di Bruno Coelho, Zamtaraz la mette in calcio d'angolo. Aveva preso benissimo la porta. Calcio d'angolo, battuto dietro, sinistro al volo di Tiago Brito, che non va però. E la sensazione è che il Portogallo possa far male da situazione, quanto è andato vicino al gol. Cross dentro di Ricardinho e poi finisce a terra João Matos, forse un problema alla Bruno Coelho, bella palla per João Matos che incrocia troppo il destro e sperava di trovare Pedro Cari che non è arrivato la... Ancora pochi minuti per accendersi, qui sbaglia la Russia, Andre Coelho no, buca il portiere della Russia, Zamtaraz e fa 1-1 per il Portogallo. Riparte, va sulla sinistra, tira, ma la palla è uscita. E adesso dobbiamo fare anche uno insieme, visto che stanno facendo una gara a parte loro due. Opportunità per il Portogallo, che bravo Zamtaraz a sbarrare la strada, sempre a lui, sempre ad Andre Coelho. Vuole il palle da fermo perché ha... da permettere un passaggio. Andre Coelho! Segna il Portogallo! Segna il Portogallo! A meno 4 e... Con Robinho, con il supporto di Ederlima. Occhio all'errore del Portogallo, Robinho qui se lo mangia. E cercherà di metterlo il più tardi possibile, proprio per... Lima, Robinho, Esquerdinha, João Matos, poi la palla è uscita, la prende Andre Sousa, secondo l'arbitro era ancora dentro, conclusione e palla in fondo al sacco. Gol, una prestazione durissima. Qui molti dubbi, poi Bruno Coelho, una volta quel replay non chiarisce i dubbi, sicuramente però l'arbitro non ha dato né il fallo né la palla presa fuori area, infatti Andre Sousa porta il pallone. Robinho, scucchiaia, Ederlima, è ancora in partita la Russia, segna ancora lui, 3-2 la Russia, il tempo passa, Robinho arriva al limite, in buca, Abramov con il tacco a 2 secondi dalla fine. È finita Lubiana, il Portogallo, 8 anni dopo, l'unica finale all'Europeo, torna in finale.